la vita di San Marco come evangelista ed evangelista della catechesi di San Pietro è nata esattamente qui, perché ci dicono le testimonianze sia laiche sia dei primi padri che, venendo a Roma, Marco abitò presso le falde del Campidoglio. Il valore di questo sito diventa manifesto dopo che Costantino, con la libertà di culto, fa costruire a Papa Marco, l'antico parroco, chiamiamolo così, di questo oratorio di San Marco, questa grande basilica, che è importante soprattutto perché non è alla stregua delle basiliche di San Pietro, di San Giovanni, che allora già esistevano, ma potremmo dire che fra le altre chiese è la prima basilica pensata come parrocchia. Infatti è stato scoperto qui il fonte battesimale della chiesa di San Marco al Campidoglio. Un elemento che ci dà l'importanza del luogo è la strada romana. L'abside della chiesa viene a ostruire quasi totalmente questa strada, che era una delle strade che attraversava e quindi era molto importante per questo grande quartiere. Il pavimento di marmo si estende per una grande lunghezza, quindi indica realmente l'importanza. Anche Costantino arricchisce con grandi doni questa basilica, che poi successivamente, pochi secoli dopo, viene ricostruita su questa da Papa Adriano I, il Papa che ebbe rapporti con Carlo Magno, fino a che poi la struttura verrà notevolmente rivista da Papa Gregorio IV, il quale fa realizzare il grande mosaico che vedremo sopra.